argomento di questa video lezione è il primo triunvirato. Che cosa intendiamo per primo triunvirato? Intendiamo l'accordo di Lucca, il primo accordo di Lucca, avvenuto nel 60 a.C. e che vede coinvolti Cesare, Pompeo e Crasso. Allora cerchiamo di spiegare meglio un pochettino di che cosa si tratta. Il triunvirato vuol dire il potere di tre uomini, appunto, tres viri. Eh, quello eh, del 60 a.C. è un patto privato, cioè di fatto è fuori da ogni magistratura conosciuta eh, a quell'epoca a Roma. Quindi si tratta di un accordo privato personale tra eh, tre uomini, abbiamo detto nella slide precedente, Cesare, Pompeo e Crasso. Ma eh, vediamo un pochettino quali erano questi accordi che questi tre eh, personaggi eh, hanno deciso di sottoscrivere. Allora, Pompeo avrebbe appoggiato Cesare per il consolato del 59 a.C. Cesare e Crasso avrebbero a loro volta appoggiato Pompeo per l'assegnazione delle terre ai veterani di Pompeo. E veterani della guerra contro Mitridate e soprattutto la ratifica della situazione in Oriente perché Pompeo aveva eh, organizzato l'Oriente attraverso una serie di province. Questa organizzazione della situazione in Oriente fu osteggiata dal Senato che aveva paura che Pompeo potesse acquisire troppo potere e quindi Pompeo approfitta la situazione e eh, si accorda con Cesare e Crasso. Nello stesso tempo Crasso avrebbe avuto dei vantaggi importanti per la sua classe degli equites, i pubblicani, gli esattori delle tasse, in particolare la riduzione addirittura di un terzo dei canoni che i pubblicani dovevano versare allo Stato romano per appunto, esigere queste tasse. Quindi si tratta di un accordo privato che prevedeva queste, eh, queste clausole, questi vantaggi di fatto per tutti e tre i protagonisti di questo accordo. Alla fine del consolato di Cesare, che cosa sarebbe successo? Alla fine del consolato di Cesare, Cesare avrebbe avuto il proconsolato nella Gallia Cisalpina e in quella Narbonense, oltre che nel nell'Illirico, e Pompeo sarebbe rimasto a Roma a controllare la situazione. Sembrerebbe un'organizzazione una perfetta, ma Cesare non si fidava completamente di Pompeo e così, eh, innanzitutto, manda in esilio Cicerone eh, grazie all'intervento del tribuno della plebe Publio Clodio e, soprattutto, invia Catone, anche questo fu una sorta di esilio, comunque invia Catone a prendere possesso dell'isola di Cipro, donata appunto dall'Egitto. Quindi, allontana da Roma due dei eh, suoi possibili nemici appartenenti appunto al partito avverso quello suo, cioè allo schieramento degli, degli Optimates. Vediamo a questo punto eh, che cosa succede a Pompeo perché eh, Cesare ormai eh, ha concluso il suo consolato e eh, con quattro legioni si sta spostando. Per cinque anni eh, nel, eh, nella Gallia Narbonense, in particolare appunto nella Gallia Cisalpina. E, la situazione a Roma però è abbastanza tesa, ci sono furiosi scontri tra le bande di Clodio, eh, una longa manus di Cesare lasciato proprio in città per controllare la situazione e tutto sommato controllare anche gli altri due triumvi che erano rimasti, e cioè Pompeo e Crasso e Milone che invece eh, rappresentava un po' gli interessi degli Optimates. Eh, Pompeo è preoccupato per il crescente potere di Cesare perché la banda di Clodio o le bande di Clodio più in generale eh, stanno veramente mettendo so a la città di Roma e, e il potere di Cesare sta veramente crescendo a dismisura. E a questo punto eh, Pompeo eh, escogita eh, la possibilità di richiamare Cicerone dall'esilio, far tornare l'oratore, far tornare un personaggio politico anche molto importante che potesse dare appunto lui una mano per contrastare la forza di Cesare. Come vedete eh, si rende necessario nel 56, soltanto qualche anno, un secondo incontro dei triumviri a Lucca, per un secondo accordo, l'accordo di Lucca del 56 a.C. La situazione stava diventando incandescente, eh, soprattutto tra i tre eh, leader di questo accordo, e così i tre si riuniscono e eh, si decide quanto segue. Pompeo e Crasso sarebbero diventati consoli nel 55 a.C., quindi l'anno successivo di questo accordo. Alla fine di questo consolato Pompeo sarebbe diventato proconsole in Spagna e Crasso sarebbe diventato proconsole in Oriente. Al 56 sembrerebbe la situazione essersi un'altra volta eh, risistemata, eh, assistiamo infatti a una sorta di vera e propria lottizzazione non soltanto per l'anno 55, ma come era successo anche prima, anche per gli anni successivi. Ma le cose non vanno come erano negli accordi di Lucca. Nel 54 a.C., infatti, alla scadenza del mandato di Console, Pompeo decide di non abbandonare la città di Roma. Nel 53 Crasso, che nel frattempo era partito per l'Oriente, muore nella battaglia di Carr, e nel 52 avanti Cristo Clodio viene ucciso e Pompeo viene eletto, data la situazione drammatica del momento, console senza collega. Di fatto, Pompeo rimane l'unico eh, dei tre triumviri che può controllare la situazione da Roma e eh, questa situazione non piace assolutamente a Cesare. Cesare, eh, visto che è morto Clodio, la sua lunga mano, se che Pompeo di fatto è rimasto senza nessun, tra virgolette, avversario a Roma, eh, sente la necessità di concludere quanto prima le campagne in Gallia e di tornare a Roma